Buonanotte. Buonanotte. Quale pianeta sono sceso? Sulla Terra, in Africa. Ah, ma non c'è nessuno sulla Terra? Qui è il deserto, non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande. Ho omesso di dirvi che era un serpente. Che cosa sei venuto a fare qui? Ho avuto delle difficoltà con un fiore. Dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto. Si è soli anche con gli uomini. Sei un buffo animale, sottile come un dito, ma sono più potente di un dito di un re. Non mi sembri molto potente, non hai neppure le zampe e non puoi neppure camminare. Posso trasportarti più lontano che un bastimento. Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto, ma tu sei puro e vieni da una stella. Mi fai pena, tu così debole su questa terra di granito. Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso, ho capito benissimo. Ma perché parli per enigmi? Li risolvo tutti. Piccolo principe fece l'ascensione di un'alta montagna. Le sole montagne che avesse mai visto erano i tre vulcani, che lui teneva quotidianamente puliti e adoperava il vulcano spento come sgabello. Da una montagna così alta vedrò di colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini, ma non vide altro che guglie e rocce ben affilate. Buongiorno! Buongiorno, giorno, giorno! Chi siete? Chi siete? Siete miei amici? Io sono solo! Sono solo, solo, solo! Che buffo pianeta! È tutto secco e pieno di punte, è tutto salato. Gli uomini mancano di immaginazione. Ripetono ciò che loro si dice. Da me avevo un fiore e parlava sempre per primo. Piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce, scoperse alla fine che tutte le strade portano verso gli uomini. Buongiorno. Era un giardino fiorito di rose. Buongiorno. Chi siete? Siamo le rose. E si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto il mondo. Ed ecco che c'erano 5.000 rose tutte simili in un solo giardino. Sarebbe molto contrariato se vedesse questo. Farebbe del gran tossire e fingerebbe di morire per fuggire dal ridicolo. E io dovrei far mostra di curarlo perché sennò per umiliarmi si lascerebbe veramente morire. Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo. E non possiedo che una qualsiasi rosa.
lei e i miei tre vulcani che mi arrivano alle ginocchia, di cui uno forse è spento per sempre. In quel momento apparve la volpe. L'uno di noi. Sei molto carino. Sono una volpe. Vieni a giocare con me, sono così triste. Non posso giocare con te. Ne sono domesticata. Ah, scusa. Che cosa vuol dire domesticata? Non sei di queste parti tu. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Creare dei legami. Certo, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini, non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire. Io avevo una rosa. Credo che mi abbia addomesticato. È possibile? Capita di tutto sulla Terra. Oh no, non sulla Terra, su un altro pianeta? Sì? Ci sono dei cacciatori sul tuo pianeta? No? E ci sono delle galline? No? Questo non mi interessa. Non c'è niente di perfetto. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e non mi danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, tutti gli uomini si assomigliano. Io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù, in fondo, dei campi di grano. Io non mangio il pane, il grano per me è inutile. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticata. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticami. Volentieri. Ma non ho molto tempo. Ho da scoprire amici e da conoscere cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno amici, se tu vuoi un amico, domesticami. Che cosa bisogna fare? Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai un po' lontano, non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò domani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincio ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4 io comincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preoccuparmi e a che ora preparare il mio cuore. Ci vogliono riti. Che cosa sono le riti? È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i cacciatori. I giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. Quando l'ora della partenza fu vicina, disse la volpe, piangerò! La colpa è tua, io non ti volevo fare del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Vero! Ma piangerai, certo! Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno
guadagno il colore del grano. Vai a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente. Nessuno vi ha addomesticato. E voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico. Ed ora per me è unica al mondo. Voi siete belle, ma vuote. La mia rosa, lei sola, è più importante di tutti voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messo sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi e anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, che ha fatto la mia rosa così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile e la mia rosa, se lo disse per ricordarselo.